Colgo con piacere l'invito dell'amministrazione e voglio ringraziare in particolare appunto il sindaco Franco Vitale che con questa attenzione per i temi della legalità dimostra insomma come sia necessario che le nostre comunità aderiscano a questi principi che sono principi costituzionali. Qualcuno si è interrogato sulla importanza, necessità di intitolare questo giardino, questo luogo pubblico a una figura come quella di Angelo Vassallo. Perché? Perché è una figura che unisce quei principi che venivano ricordati prima dal viceprefetto di legalità, ambientalismo, senso di giustizia, attaccamento al territorio. Sono tutti principi che vengono felicemente rappresentati da una figura luminosa come quella di Vassallo, che purtroppo ha pagato con la vita anche l'adesione e la vicinanza a questi principi. E un altro elemento, è giusto, come dicevano anche i primi cittadini che mi hanno preceduto, che le amministrazioni, che le comunità, che anche i comuni del nord, insomma del Veneto, aderiscano, siano sensibili a questi principi. Perché le mafie, la criminalità organizzata, sono fenomeni purtroppo che oggi non riguardano soltanto il sud, non riguardano soltanto quelle regioni che noi eravamo abituati a considerare come terre purtroppo di elezione per quei fenomeni così, così gravi, così tragici. In questi ultimi anni sicuramente avete sentito, l'hanno sentito spero anche gli studenti che oggi sono alla Sanudo, inchieste come Aspide, come Emilia, che hanno interessato appunto le infiltrazioni criminali al nord. Ecco, è opportuno non abbassare la guardia, è opportuno che tutti i nostri sindaci, le amministrazioni, i consiglieri si sentano in prima linea per dire di no a questi fenomeni. Importante sicuramente la repressione, e qui il ruolo delle forze dell'ordine è insostituibile, ma un altro elemento fondamentale è la prevenzione, è l'educazione. E qua ecco che la buona politica, l'amministrazione, le scuole devono assolutamente essere alleate, devono assolutamente essere insieme. Quindi viva il sindaco Pescatore, viva Rosolina, e sicuramente mi compiaccio di questa importante iniziativa che spero non sarà l'ultima. Ed è sicuramente, come aveva detto giustissimo, farlo a scuola, e spero che i nostri studenti, come veniva ricordato, possano sfruttare ancora di più questo luogo ricordando una figura così importante e luminosa per noi tutti. Grazie.